Ciao a tutti da Ivan, volevo parlarvi oggi di un liquido organico tabaccoso, cosa per me anomala perché non ne sono né un esperto né un amante. Si chiama il brand della Smooth Juice e questo si chiama Smuggler Blues. 6 di nicotina, organico, 70% VG, 30% PG, non contiene acqua. Boccetta quadrata, carina, peccato perché comunque ha un imbocco molto grosso e non ha quindi il classico contagocce dei liquidi americani. Questo è un liquido americano, vediamo se riesco a vedere di dove, se c'è scritto. No, non c'è scritto una cipa come al solito. Comunque, bottiglia di vetro, carina, ha attirato la mia attenzione perché era organico. Io non sono un amante dei tabaccosi, però mi capita ogni tanto di voler fare qualche seduta di svapo serale dopo cena con magari qualche liquido non dolce alla frutta, cremosi, che sono quelli che uso io. Io ora un mese più che mi sono fissato con lo Scream della Mac Sauce, che sostanzialmente è latte e fragola, quindi i miei gusti sono più orientati alla frutta e ai cremosi. Però cercavo un tabaccoso per farmi qualche serata un po' alternativa. Cerco sempre magari liquidi un po' particolari, comunque americani, specialmente se sono organici, quindi ha attirato la mia attenzione. La descrizione va da memoria, era tipo un tabacco che non stufa mai con delle note dolci. La descrizione era molto, molto timida. Lo sto usando già da qualche giorno, la sera, mi faccio qualche seduta serale, un drip, e nell'Origen V2 con resistenza 0,9 a 16 watt, quindi erogo 3,9 volts. Allora, quello che ci sento dal mio palato all'inizio del tiro è una castagna dolce, una sorta di marmellata di castagna, subito all'inizio. Parte centrale viene fuori il secco, l'amaro del tabacco. Sulla parte finale rimane un po' sia il dolce che il secco. Quando parlo di dolce non parlo di appunto lo Scream, latte e fragola. Parlo di un dolcino. Diciamo che come liquido, come orientamento di liquido, è un po' simile al Bebeca, al Tribeca, l'RY4. Non che assomigli a quello, però comunque sono quei tabaccosi che hanno delle note dolciastre. Il sapore è molto forte, molto strong, quindi a chi non piacciono i liquidi con un sapore invadente ci giri alla larga, perché comunque il sapore è americano, nel senso molto forte, con un'alta concentrazione di aroma. Sì, è un giusto equilibrio, secondo me, tra il dolce e l'amaro. Mi piace perché non essendo amante dei tabaccosi, questo ha il giusto equilibrio per farmi fare un'oretta di svapo che mi fa stare un po' nel mezzo tra la durezza del tabacco, la secchezza, l'amarognolo del tabacco, con questa leggera nota dolciastra, e quindi me lo fa apprezzare molto. Poi ripeto, io non sono un amante dei tabaccosi e non ne sono assolutamente un esperto. Io ero un fumatore di sigarette da battaglia e finiva lì. Diciamo che mi sono più concentrato in 3 anni di svapo nei liquidi fruttati e cremosi. Non che sia un intenditore, però diciamo che essendomi buttato più su quel genere, riesco magari per il mio palato più a valutare quei tipi di liquidi.
Questo comunque mi ha colpito, quindi magari lo consiglio più a chi gli piace il tabaccoso ogni tanto. Poi magari può piacere anche chi invece usa solo tabaccosi, però ripeto, non essendo un amante, non essendo un esperto, non mi sento di dire ah, è buonissimo. Per me è buono perché mi fa stare nel mezzo tra il tabacco, ad esempio, e il cremoso. Vapore ne fa il giusto, non è densissimo, nonostante il 70% VG, ho visto dei liquidi che dichiaravano il 70% VG essere molto più densi, maltratta un pochino la resistenza, ma questo un po' tutti i liquidi organici scuri tendono a farlo. Ho provato delle liquirizie organiche che ci si fa sì e no. 6 ore e poi la resistenza è da buttare via, a prescindere se sia wick mesh o cotone, perché impestano da schifo. Non è ai livelli magari del Midnight Apple, della Alo come residuo, oppure alcuni del Toro, però comunque visto che la resistenza un po' la mette sotto torchio. È una limited edition. Una cosa che ho notato è che dura veramente poco. Non so dirvi perché, però ormai uso l'Origin V2 da boh, 3-4 mesi e vedo che anche riempiendo tutta la sua tanichetta, che sono poco meno di un ml, ci si fa meno rispetto che altri liquidi. Questo non so dirvi il perché, anche perché la resistenza. Gli ohm che uso più o meno sono sempre quelli, i watt sono sempre quelli, però ho visto che è un continuo ricaricare. O forse è solo una sensazione, non lo so. Niente, Smug Juice, questa è una limited edition. Smuggler Blues. Mi è piaciuto, lo consiglio a chi vuole farsi ogni tanto qualcosa di alternativo, che magari di solito usa cremosi e vuole farsi qualcosa di magari un po' più strong, pochino più amaro. Per chi usa sempre i tabaccosi, non lo so, non lo so perché non sono un esperto. Niente. Un saluto da Ivan. Ciao ciao.